Sindaco, signor Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, Sottosegretario alla Sanità e cara Rita. È un vero piacere e un onore di portare qui le congratulazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche e le mie personali per la tua splendida carriera e soprattutto per essere arrivata a questa età così rimarchevole per noi, per la nostra gioia vitale e non segnata dalla vita. Alcuni ricordi che vengono alla mia memoria parlando in questa circostanza. 1963, Istituto Superiore di Sanità. Rita era sistemata nei piani superiori, ma la tua gloria arrivava fino allo scantinato, dove noi laureandi in fisica scobbavamo sulle nostre tesi. A quell'epoca non sapevo niente dell'NGF, ma potevo leggere rispetto e ammirazione negli occhi del mio capo, il professor Mario Ageno, quando mi diceva: beh, ne potremmo parlare con la Rita Levi Montalcini. 1969, il CNR, sotto il presidente Cagliotti, ha avuto la fortuna di poter fornire un laboratorio, il laboratorio di biologia cellulare, che successivamente è divenuto l'Istituto di Biologia Cellulare, dove tu hai potuto allevare intere nuove generazioni di scienziati, molti oggi qui con noi e molti di questi dei buoni miei amici. 2008, sei stata così gentile da essere presente al mio primo seminario come presidente del CNR all'Accademia dei Lincei. La tua curiosità, l'attenzione e le domande che hai posto ancora sono un ricordo grato alla mia memoria. Molte grazie per questo. Il mio impegno adesso è di continuare la collaborazione del CNR con Rita, con Ebri, mantenendo quella massa critica di cui ha parlato l'amico Strata e tentando di inserirla in un contesto di infrastrutture di eccellenza a livello europeo. Finalmente, permettimi una citazione da una grande donna scienziato che io vedo molto vicina a te e molto vicina alla tua filosofia della vita. Se l'importanza della scienza è stata talvolta posta in dubbio, questo è avvenuto perché gli sforzi dell'uomo verso le sue migliori aspirazioni sono imperfetti. Soprattutto è con l'impegno di ogni giorno che l'umanità ha raggiunto il posto eccezionale che oggi occupa sulla Terra. Noi dobbiamo essere tra quelli che credono invincibilmente che la scienza può trionfare sull'ignoranza e sulla guerra. Marie Curie, 1926. Molte grazie e tanti auguri, buon compleanno. Finalmente puoi parlare. Grazie. Grazie al direttore scientifico col quale dividiamo tutte le giornate di lavoro e di preoccupazione. Oggi, quando è stato detto, non poteva essermi più gradito. I miei 100 anni trovano in questo giorno la risposta alle preoccupazioni, ma anche la certezza di quello che ho sempre avuto, fiducia nella ricerca, fiducia negli uomini. Come esprimere a tutti quanti ha parlato con tanta generosità di me, come esprimere la mia commozione e la mia gratitudine. Tutto quanto è stato detto, tanto superiore ai miei mezzi, ma in particolare mi ha commosso, carissima professoressa, ministro, quanto lei ha detto con tanta generosità, al di là di ogni speranza. La mia vita è legata, come lei sa, allo sviluppo scientifico e allo sviluppo sociale. Quello che lei ha detto è stato formidabile, ma io speravo in due regali così incredibili, così lontani da quello che potevo immaginare. Sia per la possibilità di continuare la ricerca, noi temevamo che la mancanza di fondi impedisse questa possibilità. Quello che ha detto è straordinario, non solo questo, ma l'altro, il
far rientrare in Italia i nostri ricercatori all'estero. Io sono tornata in Italia e colpita all'inizio degli anni 60 della capacità del capitale umano che noi avevamo e non avevamo ancora realizzato come fare. Oggi, caro Ministro, con base a quello che lei ha detto, potremo far rientrare, come l'ha detto generosamente, che ha detto 30 di questi. E io sono, è quello il sogno della mia vita. Inizio il lavoro a Debre è stato quello, di dare possibilità ai nostri giovani di pieni di talento, di capacità e di calore umano, tornare in Italia, come è stata la mia fortuna di fare negli anni 60. Quindi un ringraziamento commosso per questo generosissimo regalo, in quanto è stato detto a lei, carissimo sindaco. Non posso che esprimere anche a lei la mia profonda commozione e gratitudine per quel che ha detto sulla ricerca, sull'importanza che oggi finalmente si valuta per le ricadute, non soltanto la ricerca di base, la ricerca applicata clinicamente e l'aiuto che bisogna. Quindi quanto è stato detto Luciano, al fare anche grazie infinite. Grazie Luciano, tanto. Io ho avuto la fortuna di conoscerti molti anni fa, diritto in un viaggio. È stato tanti anni fa, da allora ho avuto il privilegio di vedere come è capitato a me tornare in Italia con ben meriti superiori ai miei. Oggi noi vediamo fortunatamente cadute le barriere tra le varie aree scientifiche e ricerche umanistiche e vediamo nello sviluppo del CNR la speranza per i nostri ragazzi in Italia. Grazie infinite a tutti.